sarà il primo concerto post-Covid di queste dimensioni. Ne parleranno, io dico, non solo in tutta Italia, ma ne parleranno anche fuori dall'Italia. E un evento di questo tipo viene fatto in Trentino, con la macchina organizzativa provinciale trentina certamente messa in atto, provinciale comunale e tutto il sistema, e con il mondo privato trentino che ovviamente avrà la possibilità di metterci del proprio. Io credo che, per questo mi sembra surreale il dibattito sull'evento, non sulla sicurezza che va ovviamente garantita, sull'evento mi sembra surreale, perché credo che avere la possibilità, ti passa davanti in un'occasione del genere, perché questo è quello che è accaduto, cioè, ci è passata davanti, si è avuta questa possibilità di cogliere l'organizzazione di questo evento, siamo andati ad approfondirlo, l'abbiamo fatto in silenzio perché così si fa quando si trattano questi eventi, e alla fine siamo riusciti ad organizzare, l'abbiamo organizzata perché crediamo che in quel territorio là, in quel terreno là, diciamocelo, adesso nella replica, nella fase iniziale sono stato anche un po' laico, però quell'area là l'aveva comprata chi c'era prima di noi, ci aveva messo 30 milioni, aveva avuto X idee su quell'area e nulla era venuto fuori. Nulla, l'area agricola adesso ho sentito da parte del consigliere Dalla Piccola e nulla era venuto fuori, la cittadella dell'esercito, il NOT, lo stadio, il piano verde, l'ambiente, questo quell'altro, 31 milioni spesi dalla provincia, fermi lì, ok? Questo è il dato di San Vincenzo, da quando è stata acquistata, e sappiamo quando è stata acquistata e chi aveva la responsabilità delle scelte su quell'area. Poi sappiamo che fare le cose non è facile, ok? Perché poi capisco benissimo che fare una cittadella dell'esercito non è facile, possono essere accadute X cose, benissimo, però ognuno si deve prendere responsabilità di ciò che dice, di ciò che non è stato fatto su quell'area negli ultimi 20 anni a questa parte. Noi abbiamo avuto quest'idea, che è un'idea di utilizzarla per una serie di eventi, anche musicali, per portare il Trentino dentro quel circuito di eventi musicali che non è solo il concerto di Vasco Rossi, può essere un concerto di 20.000 persone, 30.000 persone, perché quei numeri lì li fa solo Vasco Rossi, e quindi di questo siamo chiari. Abbiamo avuto l'idea di pensare, abbiamo la possibilità di inaugurare quell'area per quegli eventi lì, abbiamo la possibilità di avere Vasco Rossi, perché no? Perché no? Con tutto quello che comporta, Vasco Rossi farà la prima data del concerto. Chi mastica di queste cose sa che farà la data zero. Data zero, chi mastica di queste cose sa cos'è. Vuol dire che l'artista rimarrà qui 5 giorni, una settimana, andrà in un posto del Trentino, non sappiamo quale, sceglierà lui. In un posto del Trentino sarà lì a 5 giorni, una settimana, quel posto lì diventerà meta, poi futuro, perché è accaduto così in tutte le altre parti d'Italia, dove è stato. Diventerà meta del fatto che Vasco Rossi è rimasto lì una settimana, ne parleranno tutti di questo concerto sotto l'aspetto comunicativo, perché è il primo post-Covid di quelle dimensioni lì, e noi ci tiriamo fuori così, noi, no niente, c'è questa possibilità qua, ci tiriamo fuori così, garantiamo la sicurezza, sì, lo facciamo fino in fondo, ci sono le massime cariche della dirigenza provinciale e le massime cariche dello Stato in provincia impegnate su questo. E diranno sì, si può fare questo, no, non si può fare questo, questo lo devi fare così, questo lo devi fare in un altro modo. Non è il presidente della giunta provinciale che per un capriccio, qualcuno ha detto che è un capriccio sta roba, ma quale capriccio? Questa è un'occasione per il Trentino da sfruttare in termini, e dovremo farlo, questo sì, anche commerciali e promozionali, perché questo dobbiamo ovviamente lavorare per questo, ma non è il capriccio di nessuno questo, è sfruttare una possibilità, fare qualcosa, ok? Fare qualcosa, sottolineo il fare qualcosa, ok? Su quell'area, dopo X anni che abbiamo fatto tante chiacchiere e purtroppo non è uscito nulla. È stato caricato politicamente, ha detto il consigliere Zeni. No, a caricarlo politicamente sta di voi, scusami, perché a portarlo in quest'area con tutto questo dibattito, con quello che c'è stato prima, avevate cominciato col fatto che i biglietti non li avremmo mai venduti. Miriadi di prese di posizione, 120.000 biglietti, non si venderanno mai, anche capendo poco di quel sistema lì, perché sappiamo tutti che Vasco i biglietti li vende. Allora 120.000 biglietti non li avrebbe mai venduti, la provincia sborserà chissà quanto. Perché la provincia ha messo quella roba lì nel contratto? Perché volevamo tutelare i trentini, perché volevamo che i trentini avessero la possibilità di andare al concerto, e così è stato.
E così è stato, perché oggi 40.000 trentini hanno comprato il biglietto. Okay? E così è stato. Gli altri biglietti, ma sicuramente verranno venduti. È chiaro, nella trattativa, cercando di tutelare i trentini, abbiamo detto 60.000 nell'area regionale. Oggi nell'area regionale abbiamo venduti 43.000. Okay? Bon, abbiamo detto nell'area euro regionale, anzitutto. Ne vogliamo 60.000. Nella trattativa con gli organizzatori che lo dicevano, come vai 60.000, non siamo sicuri che li vendi 60.000 in Trentino? Noi abbiamo detto noi vogliamo tutelare la parte trentina, e lì è nato questo, sapendo che i biglietti li avremmo venduti tutti, perché se comunque non ne vendi 60.000 in Trentino, che sono tanti, ma infatti sono tanti che 42.000, 43.000 venduti su base regionale, poi li venderai fuori. Era partita così. Ah, non li venderete mai i biglietti. Prime polemiche, valanghe di interrogazioni, giornali, eccetera. Benissimo. Dopodiché l'area non è infrastrutturata, l'area non c'è niente. E allora è chiaro, l'area non c'è niente, aveva mai fatto niente per 20 anni, bisogna infrastrutturarla. Certo, è un prato. Ok, la infrastrutturiamo, per quello che bisogna fare, spendiamo delle risorse per sistemare l'area, che poi sulla base di quello che si deciderà di fare su quell'area lì, quelle risorse lì avranno anche una loro utilità. Già spese, quindi polemiche su quel fronte lì. Poi polemiche perché il Trentino, gli altri posti hanno fatto sold out, tutti venduti, e il Trentino no, ma certo. Perché il Trentino è l'unico che ha fatto un concerto di 120.000, gli altri ha fatto negli stadi 40.000, 40.000 e le vende nel mese, ok? Chiarissimo questo, ma lo capiva chiunque, polemiche anche lì. Questo concerto, l'indotto economico, ma se andate a vedere le ricerche della Camera di Confcommercio, degli enti interessati su queste tematiche, su qualsiasi concerto organizzato a livello nazionale, vi parlano di un indotto economico importante. Lo faremo, faremo dei conti nelle prossime settimane anche su questo, ma l'indotto economico è sicuro che ci sarà. Ma d'altronde, ma voi sapete quanto spendevamo per noi qui veniamo criticati per le spese di questo concerto, voi sapete quanto spendevamo per il Bayern Monaco in Trentino? Oltre un milione per il Bayern in Trentino. Io personalmente ero là, non è che ho fatto tante polemiche. Okay. Oltre un milione per il Bayern in Trentino. E perché spendiamo delle risorse per Vasco Rossi, veniamo qui a dirci che questa cosa non è sostenibile? Ma di cosa stiamo parlando? Ma di cosa stiamo parlando? Ma vogliamo mettere Vasco Rossi col Bayern, per caso? No, così, sotto l'aspetto promozionale? Per il territorio? Ma andava bene spendere quelle risorse per il Bayern? Sia chiaro che andava bene, ma di cosa stiamo parlando? Di cosa stiamo parlando? Le onorificenze, collega Coppola, se lei va su internet e scrive Vasco Rossi onorificenza o laurea honoris causa, lei veda quanti comuni le è andata. Non è che abbiamo chiesto una cosa o che lui ha chiesto una cosa che è fuori dal mondo. Lei vada su internet, Vasco Rossi onorificenza, Vasco Rossi laurea honoris causa, e vedrà cosa dicono negli altri comuni. Gli altri comuni sono stati accoglienti. Io sono imbarazzato dal Trentino che non è accogliente, sono imbarazzato da un Trentino che risponde così di fronte a una star di questo livello che viene in Trentino. Io so che il Trentino non la pensa così, fortunatamente che la gran parte dei Trentini non la pensano così, sennò sarei imbarazzato di questo atteggiamento. Serve un brand trentino, collega dalla piccola. Ci sono 70 band trentine iscritte. Beh, qualcuno l'ha detto. Beh, io ho visto sotto dalla piccola. Chi l'ha detto? Mi sa che l'ha detto lei. O comunque lei dice che serviva qualcosa. Ci sono 70 band trentine iscritte per il concorso che viene fatto. Voi sapete che c'è un concorso presentato nei giorni scorsi, oltretutto in collaborazione con l'Euregio. 70 band trentine iscritte. Già questa è cultura, collega Marini. Già questa è cultura, che noi diamo la possibilità a 70 band trentine di fare un concorso, e chi vincerà si suonerà prima di Vasco Rossi. Già questa è cultura, già questa è cultura. A Modena fu il cantautore a chiedere di andare a fare quel concerto lì, per una data particolare del suo della sua carriera, che adesso non ricordo quale. Qui abbiamo chiesto noi, perché era passata questa possibilità. Sì, questo è diverso rispetto a Modena, perché crediamo sia un evento da cogliere, ok? Perché crediamo sia un evento da cogliere. Ma l'imbarazzo col quale io ho detto un po' di dibattito surreale, col quale
mi sono trovato qui a discutere, mi fa pensare che qui in Trentino sta nascendo quelli, una parte del Trentino che è quei del no. Ok, quelli del no. Ho risposto a non so quante interrogazioni sulla facoltà di medicina. Ok? Voi ricordate le polemiche sui giornali sulla facoltà? No, la facoltà di medicina, no, la facoltà di medicina. Fortunatamente c'è il Trentino del sì che alla fine ha detto, beh, la facoltà di medicina è giusto farla a Verona. E Trento, Verona e Trento è giusto farla ed è stata fatta. Il Festival dell'Economia, vogliamo parlare del Festival dell'Economia? No, vogliamo parlare del Festival dell'Economia, della valanga di polemiche, di quelli del no che ci dicevano che il Festival dell'Economia poteva essere comunque solo fatto da chi c'era prima? Poi andate a vedere il progetto del Sole 24 Ore e lo vedrete, perché chi lo ha visto, ne ha avuto forte apprezzamento sotto l'aspetto scientifico, la serietà dell'evento e anche sotto l'aspetto economico generale. C'erano quelli del no anche sul Festival dell'Economia che non si poteva fare. Parte del Trentino del no, ok. Il concerto di Vasco Rossi, quelli del no. Vogliamo parlare di Vittorio Sgarbi, vogliamo parlare del Mart, per caso. Ho risposto qua dentro a una ventina di interrogazioni, perché Sgarbi doveva andarsene. Man Presidente caccia Sgarbi, ok. Oggi sono tutti lì che dicono, beh, per fortuna che arriva Sgarbi che il Mart è pieno, ok. Al di là delle sue uscite extra artistiche, sulle quali ovviamente ognuno è libero di pensare come la crede. Vogliamo ricordare cosa è stato detto e scritto su Sgarbi in quest'aula? Quelli del no. Potrei citare tanti altri esempi di quelli del no, anche su Vasco Rossi, anche esempi Valdastico, medicina territoriale, ma mi fermo qua perché sono già oltre. Anche Vasco Rossi sta rientrando nella diversificazione, che c'è una parte di Trentino che dice sempre di no, che non ha il coraggio di fare le scelte, che non ha il coraggio di fare i progetti, di stare lì a contarsela, ok, per 20 anni come è stato, e che non prova a dare un indirizzo, un progetto, una visione, ok, una visione a quell'area.